Le idee erano due, una era quella di mettere a disposizione il personale dell'amministrazione, su base volontaria ovviamente, per sostenere la ASL nella ricerca dei contatti, perché uno degli elementi fondamentali è quello di, fatto salvo il positivo, capire con chi il positivo è venuto in relazione, quindi ricostruire la rete del contatto. Ci sono dei ritardi abbastanza significativi, dovuti anche al numero consistente di situazioni che si propongono, però non è tollerabile, insomma, che vi sia troppo tempo da quando il positivo è individuato a quando il positivo può ricostruire la rete dei suoi contatti, e quindi è partita questa chiamata di responsabilità e di generosità, e la risposta pare essere molto positiva. Ora poi la misureremo alla fine della settimana per dare tempo ai dipendenti di potersi organizzare. La seconda invece era quella che ricordavate, che è più consistente anche come impatto, è uno screening diffuso, uno screening di massa che abbiamo in qualche modo costruito attraverso un accordo per ora di massima la parola, però che si sostanzierà in un protocollo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, che è quello di chiedere ai medici di poter sostenere questo percorso, perché è chiaro ormai a tutti che esiste il bisogno di non soltanto capire chi è ovviamente in condizioni fisiche di problematica, ma anche chi è un positivo asintomatico. Con l'ordine dei medici c'è già stato un confronto? Sì, ci siamo visti venerdì, mi pare, sempre tramite remoto ovviamente, io poi l'ho sentito il presidente costantemente tra sabato e domenica. Quello che noi chiediamo è la possibilità, nei limiti dei tempi, capiamo anche le difficoltà in particolare dei medici di medicina generale, però di dare una disponibilità, perché poi alla fine, essendo degli elementi diagnostici, la firma la può mettere soltanto il medico per conclamare una positività o una negatività. Come sentore le sembra che sia un sì, un ni, un no? La disponibilità è sicuramente un sì. Ora poi misureremo le possibilità reali, concrete, di quanti medici potranno dare il loro contributo in questo. Però è chiaro che, ma in dubbio non c'era, che la comunità medica della città di Arezzo avrebbe risposto positivamente. Poi adesso ci misureremo rispetto alla possibilità di poter coniugare questo impegno in più, in un momento però che può essere utile per evitare impegni maggiori nel futuro. Oggi poi ho saputo, attraverso un colloquio con Federfarma, che nelle prossime ore, domani o dopodomani, c'è un incontro in Regione per capire se anche Regione Toscana vorrà adeguarsi rispetto a quello che è stato fatto in Emilia-Romagna piuttosto che in Umbria nella individuazione delle farmacie come luoghi dove poter effettuare il test serologico, quindi non il tampone ma il test serologico, che comunque è una prima tappa di scrematura che può dare dei buoni risultati. Sarebbe importante, perché a parte che le farmacie hanno una diffusione territoriale molto capillare, e poi perché questo in qualche modo permetterebbe di fare un primo passaggio utile a poi individuare quelli che dal serologico già vengono individuati come positivi, e quindi andare ovviamente al passaggio successivo, che è quello del tampone. È evidente che si va per scientifica approssimazione, però dati i numeri, la potenziamento del tracciamento da una parte e la diffusione della capacità di capire chi è positivo e chi no sono due elementi che non possiamo superare.